Ciao ragazzi e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un gioco compatto compatto da un regolamento molto semplice ma freschissimo da giocare che arriva addirittura dal lontano 1997. Per fortuna nel corso degli anni non ha mai perso il suo brio, tanto da avere finalmente visto l'edizione anche italiana. Vi sto per mostrare quindi For Sale, un gioco di Stefan Dorra per 3-6 giocatori della durata di circa 30 minuti, in Italia grazie alla Uplay.it Edizioni, che peraltro ringrazio per avermi fatto provare in prima battuta questa scatolina magnetica. Andiamo quindi a vedere. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Una partita For Sale si svolge nell'arco di due macrofasi. All'interno della prima macrofase vengono rivelate al centro del tavolo il numero di carte casa pari al numero dei giocatori. Essi hanno valori che vanno da 1 a 30 in singola coppia. A questo punto, a partire dal giocatore che ha preso la carta di maggior valore nel turno precedente, si giocherà un'asta in denaro. Ciascuno potrà quindi decidere di alzare la posta in soldi oppure di ritirarsi dall'asta. In questo caso pagherà la metà dei soldi che ha puntato fino a quel momento e preleverà dal centro del tavolo la carta di valore minore ancora presente. Via via quindi i giocatori si ritireranno dall'asta lasciando l'ultima carta al centro del tavolo. Essa sarà assegnata all'ultimo giocatore ancora presente, ma dovrà pagare tutto l'ammontare in denaro puntato sinora. Quando tutte le carte sono state distribuite fra i giocatori, si passa alla seconda fase del gioco. In questa fase vengono rivelati al centro del tavolo un numero di carte a segno pari al numero dei giocatori. Tali carte hanno valori che vanno da 0 a 15.000 soldi in doppia copia. Ora ciascun giocatore selezionerà dalla propria mano una delle carte prese nella fase 1, la porrà coperta di fronte a sé e quando tutti i giocatori hanno operato questa scelta, la carta sarà girata faccia in su. A questo punto, a partire da chi ha giocato la carta di valore più alto, preleverà dal centro del tavolo l'assegno di valore più alto, ponendolo nella propria riserva. Quando tutti gli assegni sono stati distribuiti, si sommeranno il valore in denaro di tutti gli assegni conquistati, aggiungendo ad essi i soldi eventualmente avanzati dalla fase 1. Chi ha più soldi in totale è dichiarato il vincitore. Come avete visto, non vi mentivo sul regolamento molto semplice da spiegare. Diciamo che se avessi aggiunto un 15-20 secondi al regolamento che avete appena visto, probabilmente potevo catalogarlo come video tutorial anziché come minuta del regolamento. Comunque sia, il fatto che sia diviso in due macro fasi questo regolamento è anche molto semplice da spiegare. Fondamentalmente spiegherete all'inizio che tutto il gioco si incentra sulla seconda fase, che è molto assimilabile alla briscola. Io l'ho spiegato così per chi non è avvezzo al mondo dei giochi da tavolo. Semplicemente carta più alta prende la cosa più bella che c'è in tavola. E poi la prima fase è solo una gestione del proprio denaro per cercare di prendere le carte migliori. Quello che però spiazza un po' le persone, soprattutto alla prima partita, è che vedendo il regolamento semplice e 6 persone al tavolo, lo catalogano subito come party game e quindi lo prendono un po' sotto gamba. Ma l'analogia con la briscola è molto interessante, nel senso che soprattutto nella seconda fase dovrete giocare molto bene le vostre carte, sia per prendere dei buoni assegni sul tavolo, ma soprattutto per non vanificare gli sforzi di soldi che avete fatto nella fase 1. Un esempio di ciò è presto fatto. Magari avete in mano la carta 28 e siete praticamente certi quindi di avere una tra le carte più alte. Vi ricordo che vanno da 1 a 30 come valori. Ma attenzione, perché se non sono ancora uscite le carte numero 29 e numero 30, il rischio di avere la carta mangiata è molto alto. E magari quindi con un 28 che magari avete pagato anche 10 monete, vi portate a casa 1000 dollari nella seconda fase. Mentre un giocatore con la carta numero 27 giocata in maniera più oculata si porta a casa magari 12.000 dollari nel draft successivo. Chiaramente il gioco rimane leggero grazie all'alta interazione che c'è intorno al tavolo. Ci saranno giocatori che nella fase di asta giocheranno in maniera molto aggressiva, vi faranno tirare fuori tantissimi soldi per carte quasi inutili e quindi starà a voi cercare di ritirarvi nel momento giusto. Altra strategia che alcuni adottano è cercare di alzare il valore dell'asta per farvi spendere soldi per poi ritirarsi all'improvviso, cercare di non essere gli ultimi per farvi spendere tutti i soldi che avete puntato. In questo caso dovrete fare molta attenzione a quanti soldi tirar fuori. Casi eclatanti che accadono che magari un giocatore in una delle fasi di spartizione spende anche 15-16 soldi per portarsi a casa la carta 30 e nella fase successiva, proprio perché tutti hanno tirato fuori un sacco di soldi, arriva qualcuno che con un solo soldino, giuro che è successo, si porta a casa la numero 29. A livello di materiali posso dire che le carte sono molto grosse, quindi stanno bene in mano e i numeri sono molto evidenti. E trovo molto carine le illustrazioni, soprattutto perché a partire dall'1 andando fino al 30 rappresentano sempre delle case di valore crescente, ma c'è sempre tipo anche, ho notato, un piccolo stuoino, diciamo, un tappetino di benvenuto che capeggia in tutte le immagini. Altra nota di merito è la scatola, che non spreca assolutamente spazio e ha sia la sezione per metterci le vostre monetine che quella delle carte. In più la chiusura magnetica eviterà che vi si apra nello zainetto.
In conclusione, questo For Sale è sicuramente un gioco da avere nella propria collezione, se non altro per il carattere divulgativo che ha. L'ho giocato con tantissime tipologie di giocatori, anche con chi non aveva proprio mai giocato a nulla, e vi assicuro che, siccome il regolamento è molto snello e diviso in due parti, tutti riescono a comprenderlo. Diciamo, non c'è mai quell'effetto di non ho capito, non fa per me il gioco. Tutti si siedono e provano. E soprattutto poi questa cosa dell'averlo magari sottovalutato nella prima partita vi farà scattare subito la seconda. La durata è molto contenuta e quindi ci sta sicuramente. Con questo vi consiglio sicuramente una partita For Sale, soprattutto in questi cenoni di Natale che si stanno avvicinando. 6 giocatori è un buon numero per riuscire a far giocare un po' tutta la famiglia. Direi quindi che ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!